stata una mossa diabolica quella di questa autodenuncia, cui poi peraltro è seguita una segnalazione alla DNA di Roma. Scrive Via Quinta: un cittadino si autodenuncia di appartenenza ad associazione mafiosa e sembra persino dia fastidio alla procura di Bologna. Poi scrive anche alla Commissione parlamentare antimafia, la persona dell'onorevole Bindi. Via Quinta Giuseppe, quando fa l'autodenuncia, sa perfettamente che i dati oggettivi riportati all'interno dei provvedimenti del prefetto e nelle interdittive più in generale che ha ricevuto e di revoca del porto d'armi sono veritieri. Peraltro l'autodenuncia contiene diverse affermazioni palesemente smentite. Pagina 4. Giuseppe Via Quinta non è mai riscontrato in contatto con dette persone. Si fa riferimento a Grandracri Nicolino e a Belfiore Gaetano. Pagina 6. Rispetto alla cena del 21 marzo, quella lì, 2012, Gli Antichi Sapori con Pagliani. Si parla di assenza del benché minimo coinvolgimento di Giuseppe Via Quinta con nessuno dei personaggi di volta in volta evocati. Ricordiamo che c'erano Diletto Alfonso, Saccone Nicolino, Brescia Pasquale, Muto Antonio, Saccone Gianluigi. Pagina 9. Giuseppe Via Quinta frequenta mafiosi? No. Ha comunanza di interesse con i mafiosi? No. E allora di che parliamo? Scrive Via Quinta. Pagina 10. Peraltro si chiede alla procura di DA di accertare la sussistenza o meno di una venatura razzista negli ambiti della pubblica amministrazione. Stiamo facendo riferimento a pubblica amministrazione, prefettura, interdittive. Rispetto alla presenza nel territorio di una forte comunità di cutresi, ritorna in modo evidente la strategia della cosca di confondere i cutresi migrati in Emilia con gli indranghetisti, che sono due cose ben diverse, questo l'abbiamo capito tutti, che poi è un'autodenuncia per modo di dire, perché si chiede all'autorità in indirizzo: voglio accertare la veridicità dei fatti per come esposti in narrativa e, ove essi dovessero risultare corrispondenti a verità, esercitare azione penale nei confronti dei responsabili per falso ideologico in atto pubblico, per abuso di ufficio, per calunnia, a carico di quegli organi che, attribuendo fatti e circostanze false a sottoscritto e riferendoli alla prefettura, accusavano Via Quinta del delitto, quantomeno tentato, di cui al 416 bis. Questa azione callida di Via Quinta Giuseppe, che del tutto travalica il più ampio diritto di difesa, ritiene questo ufficio che integri il reato di calunnia ai danni dell'allora prefetto De Niro e dei componenti del gruppo Interforze che collaboravano con la De Niro. Difendersi non può consentire di accusare falsamente terzi. Questa calunnia, attraverso questa autodenuncia, che è anche prova del capo 1 del presente dibattimento, è del tutto in linea con la strategia della cosca e persegue le finalità e gli interessi del sodalizio emiliano, volte a delegittimare il prefetto e il gruppo Interforze che lavoravano col prefetto e tutti coloro che, abbiamo letto, in quel frangente stavano del tutto legittimamente, secondo specifiche prerogative, ponendo in essere un'azione importante nei confronti di tanti soggetti esponenti della consorteria emiliana. Quindi chiediamo al Tribunale che, affermando la condanna di Via Quinta Giuseppe per il reato di cui è il capo 1, vengano trasmessi gli atti a questa procura di DA di Bologna nei confronti di Via Quinta Giuseppe per il reato di calunnia aggravato dall'articolo 7, legge 203 del 91, commesso nel dicembre del 2013.